Ciao a tutti ragazzi, con vostro Fortuna c'è Xmurri, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, oggi siamo qua in questo vlog serio. Purtroppo dovevo uscire oggi in segreto, ma sento prima il bisogno di far uscire questo vlog, perché in questi ultimi giorni è successo un po' di trambusti sono successi sotto i miei video, in quanto dopo aver caricato il Flash Moon Rispondi, che adesso ne parleremo pure ovviamente di questo, molta gente ha frainteso alcune frasi e anche sotto i successivi video c'è stato un po' di trambusto, diciamo, nei commenti, perché la gente ha scritto cose che non mi sono piaciute e che comunque volevo chiarire insieme a voi, perché mi sembra corretto, visto che siamo tutti un gruppo di persone, di amici. Io considero. Cosa è successo sotto il Flash Moon Rispondi? Questa serie che io vorrò continuare, ma sicuramente ho sbagliato io ad impostarla così, perché è troppo fraintendibile. Quindi molta gente ha pensato che io ce l'avessi con loro, che insultassi chi stesse guardando il video, quando ovviamente non è quello che volevo fare io. Volevo fare un Moon Rispondi vecchio stile, più veloce, più dinamico, come ho detto anche nel video di Facebook, dandogli un nuovo format molto più rapido. Però la gente, giustamente a questo punto mi viene da pensare, ha frainteso un attimino il senso del video, pensando fosse un video, diciamo, arrogante verso chi lo guardava. Non è assolutamente così, ci tengo a smentire questo, ragazzi. Non vorrò ovviamente continuare la serie così, con questa piega, ma vorrò fare un Moon Rispondi come i vecchi tempi, un po' più corto, in modo tale da poterlo portare con più frequenza e con delle risposte più dinamiche, nel senso proprio di tempi tra una domanda e l'altra. Chiarito questo piccolo problema, andiamo anche a chiarire, purtroppo, anzi per fortuna, non purtroppo, per fortuna, andiamo a chiarire anche un po' quelle che sono state altre lamentele riguardo altri temi caldi. Primo tema fondamentale, Minecraft. Io in quel video ho risposto male ad una domanda, nel senso che non ho dato, diciamo, una risposta esaustiva. Pensavo di dare una risposta simpatica, ma molti se la sono presa, perché Minecraft, diciamo, è il gioco con cui io sono nato su YouTube, con cui sono cresciuto, mi sono divertito un sacco, e dopo quella risposta, diciamo che molta gente ha storto il naso. Allora, chiariamo una cosa: non è che io non ho portato più Minecraft perché Minecraft non mi piace o rinnego il mio passato. Anzi, io con Royalize e Jumpy, perché scommetto che pochissimi di voi ci ricordano di Royalize, quindi non sto rinnegando da dove sono venuto assolutamente. Con Minecraft noi ci siamo cresciuti, ci siamo divertiti un sacco, e sicuramente è stato uno dei giochi più importanti. Cosa succede però, ragazzi? YouTube cambia, cresce anche il tuo pubblico, e giustamente cambiano anche le mode, le esigenze del tuo canale, perché è inutile dire che è vero il fatto che un buon 90%, vabbè, mettiamo un 80% del canale non seguiva più Minecraft. E dico che non è che sia una cosa per forza grave. Voglio dire, uno youtuber deve anche sapersi evolvere. Uno youtuber è bravo quando sa cambiare se stesso. Se tu rimani fossilizzato su un'unica cosa, senza saperti esprimere in altri campi, sicuramente, secondo me, non sei un bravo youtuber. E questo credo che sia un'ideologia comune. Quindi Minecraft non l'ho più continuato, semplicemente per questo motivo, non perché volessi rinnegare il mio passato o cos'altro ho letto nei commenti, assolutamente. Tra l'altro molta gente si è lamentata, per esempio, del fatto che io porti Clash, che porti in segreto. Ragazzi, ma secondo me in segreto, per come lo faccio io, anzi è proprio un richiamo ai vecchi video che facevo, ai Moon Rispondi, perché io leggo il segreto, ci scherzo su, ma soprattutto poi ci intramezzo delle scenette, che è quello che, diciamo, mi ha fatto conoscere su YouTube Italia. Quindi chiarita un po' la questione di Minecraft, che non è assolutamente una rinnegazione del passato, ma più che altro un evolversi, come giusto che sia, andiamo a toccare, collegato a questo, anche un altro tema, diciamo, che è uscito, perché purtroppo sta uscendo in quest'ultimo periodo su YouTube di nuovo, cioè: lo fate solo per soldi, lo fate solo per le views, eccetera. Allora, qua un attimo mi metto comodo, perché purtroppo molta gente non riesce a superare. Ci sono alcuni utenti che frequentano YouTube che ancora continuano a pensare che fare, diciamo, di YouTube il proprio lavoro sia una cosa sbagliata, il che ovviamente è a sua volta un ragionamento sbagliato, perché fare lo youtuber è un lavoro. Ok che adesso ci saranno i soliti, diciamo, non hater, diciamo, i soliti rompipalle, diciamo, non è che puoi dargli un termine specifico, che diranno: ma questo non è un lavoro, questo è fare i cazzoni davanti a un video. Purtroppo questa gente non ha mai visto che cosa c'è dietro un video, che cosa c'è dietro l'aspetto creativo di un video, che cosa c'è dietro la scrittura di un video, senza parlare poi del montaggio del video, che noi dell'Illuminati Crew ci mettiamo veramente tantissimo tempo a montare un video, anche 3-4 ore a video, motivo per il quale facciamo ovviamente massimo un video al giorno e non 5-6, perché non ce la faremmo, anche perché io vado pure all'università. Ovviamente, ragazzi,
ragazzi, facendo anche l'università è un motivo in più per impegnarmi quel poco tempo che mi rimane unicamente su YouTube. Quindi quando mi si dice lo fai solo per soldi è un po' un controsenso, perché è come se vostro padre o vostra madre andassero al lavoro senza guadagnare. Cioè, è ovvio che una parte remunerativa c'è, ma non è solamente quello fare video. Secondo me è quello che ho sempre ripetuto da quando sono su YouTube, da quando, diciamo, è nata questa moda di dare del money grab ai YouTuber. Secondo me uno YouTuber che fa di YouTube il proprio lavoro lavora anche meglio, e dunque porta dei contenuti migliori, porta dei contenuti più studiati, con attrezzatura migliore, con una produzione migliore. Quindi credo che il guadagnare dalla propria passione sia un po' lo scopo di tutti nella vita. Quindi basta per favore con queste cose del money grabbing, del lo fai solo per soldi, lo fai solo per visualizzazioni. Ah ragazzi, lo fai solo per visualizzazioni. Uno degli scopi di YouTuber, anzi, è soprattutto farsi conoscere il più possibile anche da nuova gente, perché è bello che il proprio lavoro venga apprezzato sempre da più gente. Quindi se tu fai dei contenuti che piacciono statisticamente, perché parlano i numeri, a più persone, è una cosa positiva, non è una cosa negativa. Non stai diventando commerciale solamente perché fai un gioco che fanno anche altri. Anche perché su YouTube, allora, tutti quelli che facevano Minecraft dopo che l'abbiamo iniziato noi hanno copiato Giampi e Murri? Cioè, non esiste una cosa del genere. Quindi direi che anche questo lo abbiamo chiarito. E poi ragazzi, volevo anche toccare, diciamo, questo punto che mi sta molto a cuore. Volevo chiarire questa cosa perché molti mi hanno detto che dopo la nascita di Illuminati Crew mi si è rimproverato di essere decaduto, sono entrato in declino, cose assurde, raga. Io vi voglio fare notare che prima della nascita di Illuminati Crew io facevo sì e no un video a settimana, e non perché non avessi tempo, anzi ne avevo anche di più, semplicemente stavo perdendo interesse nel fare i video. Io, da quando avevo il canale Segnale Disturbato, ho sempre detto: se devo fare i video, a me piace che i miei video siano apprezzati, piace che abbia un riscontro dei miei iscritti. E raga, è una cosa che proprio è uno dei motivi per cui ho iniziato a fare YouTube, cioè vedere la soddisfazione della gente che ti apprezza, che ti critica in maniera costruttiva, che ti dà dei consigli, ma che soprattutto appunto apprezza il tuo lavoro. Quindi prima della Illuminati Crew io facevo un video a settimana e stavo quasi per chiudere il canale. Jumpitech lo sa perché io l'ho sempre detto. Dopo che invece è partito questo progetto, ho ricominciato a fare video in maniera più costante, a fare video anche con gli altri, a fare dei video divertenti, perché non mi si può venire a dire che i video con l'Illuminati Crew non siano divertenti o che siano video peggiori di quelli che facessi prima, perché prima non montavo nemmeno un video, era veramente una qualità indegna. Invece da quando è andato Illuminati Crew, diciamo, confrontandoci, abbiamo acquisito tutti questo stile di video super montati, super editati, perché un video editato come facciamo noi, secondo me, può cambiare da così a così. Quindi raga, questo sinceramente era tutto quello che avevo da dirvi. Mi dispiace fare ogni volta questi vlog perché tolgono tempo e spazio a quelli che sono veramente i video che vorrei pubblicare. Detto questo ragazzi, il Flash Mu Rispondi ritornerà, il secondo episodio. Lo vedrete abbastanza diverso dal primo, perché correggerò, perché io accetto assolutamente le vostre critiche costruttive. Correggerò il tiro senza fronzoli. Ho letto tutti i commenti che mi avete scritto e correggerò sicuramente il tiro dal prossimo episodio in poi. Spero che questi fraintendimenti non accadano più, ragazzi. Spero di arrivarvi sempre chiaro, mai frainteso. E niente ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo video. Bella.